Danza classica, moderna, freestyle, liscio, latinoamericano, danze artistiche e folcloristiche. Queste alcune delle discipline del ballo che da oggi fino al 6 giugno animeranno i padiglioni fieristici riminesi. Questa mattina infatti è stata la madrina Francesca Chillemi ad inaugurare Sport Dance 2010, campionati italiani di danza che per il terzo anno consecutivo fanno tappa a Rimini. Da bimba un buon rapporto con lo sport, poi quando ho iniziato a lavorare per qualche anno mi ero, come dire, avevo abbandonato e quest'anno invece ho ripreso alla grande, faccio box, palestra, pilates, yoga, un po' di tutto. Ora vorrei iniziare anche capoeira e ho provato il parkour. La danza? La danza la facevo da piccola, penso sia una disciplina un po' più impegnativa, quindi io sono del parere che le cose le fai bene o è meglio che non le fai. E io non la faccio. E ci hanno eletto orchestra ufficiale, come dici tu. Poi siamo a Rimini, siamo qui nel cuore dell'Emilia Romagna, nel cuore, diciamo, nel territorio dove poi il ballo italiano è nato, quindi siamo particolarmente emozionati. Suoneremo con la nostra musica dal vivo e per le finali di questo campionato. Insomma, emozione tantissima, veramente. 30.000 ballerini provenienti da tutta Italia, 400 ore fra gare, show e spettacoli per il campionato di danza più grande al mondo. Quest'anno siamo a metà classifica, l'anno scorso invece abbiamo vinto il campionato della nostra categoria. Poi abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo, abbiamo preso passione e abbiamo continuato. Quante ore al giorno vi allenate? Quando è possibile, un paio d'ore. Quindi sono diventati grandi e quindi noi, per impegnarci un po', abbiamo deciso di fare un corso così e dal corso è nata questa passione, sì. Insomma. Quanti anni ballate? Guarda, io... ho l'età di 34 anni, ho cominciato a 5 anni. Quando avevo 15 anni ne ho 25, quindi più o meno una decina d'anni. La sera si sa, le donne sono un pochino più stanche, no? Dopo le giornate di lavoro, però andiamo insieme tutte le sere, quasi tutte le sere ad allenarci. Tanto essere soddisfatti, perché questo mestiere si insegna che devi andare avanti motivandovi, però non devi essere mai contento, perché la danza classica non si arriva mai. Sono delle iniziative che promuovono la danza, bisogna migliorarlo tanto, perché la danza classica ha bisogno di determinate situazioni. È bello vedere delle manifestazioni che escono anche fuori dal teatro, certo curate in un modo magari un po' più meticoloso, però è bello vedere che comunque ci sono delle persone che amano la danza e si vengono a confrontare con altre ragazze e ragazzi per far vedere la loro arte. Promuovono la danza e tutto ciò che promuove la danza va bene. Non è detto che si debba per forza vincere, l'importante è partecipare. Assolutamente, l'importante è danzare. È un'arte, facciamo vedere quello che sappiamo fare, siamo artisti e basta, non c'è competizione da questo punto di vista.